a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi parliamo un video a tema Sailor. Come ho detto ieri nell'annuncio di Sailor Moon Crystal, che tornerà su Rai Gulp alle 17.05 venerdì 16 giugno 2017, oggi ritorno a parlare di Sailor Moon nella rubrica Pillole Sailor. Pillole Sailor, analizziamo un personaggio che è comparso già in Crystal e soprattutto nella prima parte, anzi nella seconda parte del manga. Invece negli anni 90 è comparso un solo episodio, nell'episodio 169 nella trama filler di Sailor Stars. Trama filler, un buco da riempire. Vuol dire, quindi non ha quegli episodi che abbiamo visto in i primi 14-10 episodi di Sailor Moon R e Sailor Moon Stars. I primi 6 sono degli episodi che non hanno legami con il manga, quindi cose alternative, diciamo così. Ora non so come si pronuncia questo personaggio in nome giapponese. Itou, scritto I2T OU, finisce con OU, Itou. Non so se la pronuncia è esatta, Itou, perché non conosco il giapponese, chiedo scusa anche per le gaffe. Itou Asanuma, che è un ragazzo, uno studente di primo anno, penso. È un personaggio che, come ho detto e ripetuto, appare nella trama filler di Sailor Moon Crystal e soprattutto ho un breve cameo, una breve apparizione nell'episodio 169. Chiedo scusa se sentite anche il rumore del sottofondo delle macchine, però in questa casa in estate è un forno e quindi dobbiamo tenere aperte tutte le finestre, se no moriamo. L'opposto invece è in inverno che diventa un congelatore. Come ho detto, nell'episodio 169-169 di Sailor Moon Stars compare negli anni 90. Il manga in Crystal ha un ruolo più ampio. Itou Asanuma è un Kohai, penso di che si pronuncia così, Kohai, scritto Kohai. Quindi non so bene se si pronuncia Kohai, come si legge e si scrive, che significa nell'ambito scolastico giapponese ultimo compagno, tra virgolette, cioè il più giovane. L'opposto di questa parola Kohai è senpai. Senpai vuol dire primo, ma indica anche anziano, persona più grande. Faccio un esempio: Kohai è il più giovane, Mamoru è un senpai perché è il più anziano, per farvi capire. Come studenti che frequentano gli anni successivi al primo anno di scuola, in questo caso nel mondo reale o nell'università, quelli del primo anno sono chiamati matricola e sono Kohai, mentre io, che sono da 5, 6, 7 anni fuori corso, ma sono ancora al terzo anno triennale, per farvi capire, sarei un senpai, sono il più anziano. Tornando al personaggio, come ho detto, nel manga in Crystal è già comparso, ma soprattutto questo personaggio ha un ruolo più ampio e secondo me non meritava solo questa parte, cioè solo io, secondo me era più dettagliato anche farlo vedere, perché visto che ha un legame con una Sailor, poi svelerò quale Sailor sarebbe. Itou è un Kohai di Mamoru Chiba. Quindi è un compagno più giovane di Mamoru a livello scolastico. Ricordo che Mamoru Chiba nei manga va alle scuole superiori, penso, mentre negli anni 90, nella serie degli anni 90, andava all'università. Non so perché abbiano fatto così.
che vuol dire specifico. Itou, penso che si pronuncia così, ammira molto Mamoru e qui riprende alcuni gesti normali, non è che cose particolari, cioè cose strane, come portare lo zaino o la cartella sulle spalle. Quindi vede Mamoru fare questa cosa e anche Itou fa questa cosa perché ammira. Come posso dirle? Lui prende Mamoru Chiba come un modello da imitare e da seguire, per farvi capire. È innamorato di una Sailor Itou, che in realtà sarebbe Makoto Sailor Jupiter. Negli anni 90 questo non era mai stato fatto vedere, ma nel manga in Crystal sì. Lui è apparso già in Crystal nella seconda stagione ai tempi del Black Moon. Vi posso dire, per non fare spoiler, è un episodio dedicato a Makoto, quindi già si capisce. Viene a sapere del segreto di Makoto, che è una guerriera Sailor, quindi la guerriera protetta da Giove, Sailor Jupiter, il suo alter ego. Che cosa succede? Itou non scopre solo questo, dice a Makoto, confessa di aver visto, ovviamente non è riferita a Makoto ma è riferita a Mamoru, che Mamoru fa delle cose strane. Una ferita, si è fatto male Mamoru Chiba, lui si tocca la mano e guarisce da solo, con un solo tocco delle sue mani. O addirittura la gatta Luna sa parlare. Quindi Itou rivela a Makoto queste due cose che secondo lui sono cose strane. Poi non è specificato se alla fine Makoto, perché nell'act, se mi ricordo, l'ho vista anche nel doppiato in italiano, Makoto non parla degli altri, quindi neanche di Mamoru, non dà neanche conferma, parla solo di lei, del suo segreto. Però non si capisce se le altre Usagi, Mamoru, le altre Sailor, Luna, Artemis, Diana, Chibiusa, eccetera eccetera, sono a conoscenza che Itou sa tutta questa storia. Sì, come ho detto, ripetuto, lui comparirà nel Black Moon, nella saga del Black Moon, nell'act dedicato a Makoto. Non svelo per non spoilerare. Quindi Itou praticamente è un Kohai, che vuol dire essere più giovane nell'ambito della scuola giapponese. L'opposto di Kohai è Senpai, che vuol dire anziano. Quindi Mamoru è senpai perché è più anziano, quindi lui imita, ha preso un modello di, come posso dire, un modello da seguire, da esempio, Mamoru, e gli fa anche alcuni gesti, imita alcuni gesti di Mamoru, che non è che se Mamoru vicino a Usagi fa "io sono il più figo", no, no. O prende questo, il libro, no. Praticamente fa dei gesti normali. Se vede Mamoru avere la cartella sulle spalle, se lo mette anche lui, per farvi capire. Quindi alla fine sono questi piccoli gesti che sembrano un po' un po', diciamo, banali, perché poi alla fine come sapete, e ammira molto, quindi anche quando gli dà dei consigli probabilmente Mamoru allora lui gli prende come se fosse, avete presente quando avete un cantante e dite "wow, mi ha salutato, mi ha dato un autografo, mi ha scritto",
una cosa del genere, come se fosse un cantante Mamoru, però come ho spiegato, Mamoru è un senpai, è uno studente più anziano, Kwai, Itou è un Kwai, quindi è è uno studente più giovane, quindi la matricola se fosse all'università, e quindi imita semplicemente Mamoru, li prende per esempio. Allora, oggi è sabato, 4 ore di tirocinio, quindi non lo so se sabato riuscirò a portare un video a registrare, o se sarà un giorno di stop, non lo so davvero. Vi faccio una breve parentesi. Io questa settimana, la mattina, ho dovuto fare un corso HCCP. Preso da queste persone messe dall'assistenza sociale, mi hanno scritto. Quindi, io che so, patisco il caldo, sono davvero sconcertato perché davvero soffro, soffro assolutamente. Per andare da Firenze Sud, dove è la mia zona, per tornare a Firenze Nord, devo cambiare due autobus dalle 7:30 la mattina per poi ritornare alle 14 e qualcosa. Adesso alle 16:45 devo entrare al Penny dopo 3 giorni che mi erano stati dati liberi. I 3 giorni ovviamente sono persi i gettoni. Ricordo che i gettoni adesso, i gettoni del tirocinio non sono più 10 euro. La referente messa dall'assistenza sociale l'ha fatta alzare di un po' di più, 15 euro. Lo so, non è uno stipendio, quindi ufficialmente io dovrei rimanere in questo penny 2 anni. Ora non so se la situazione cambierà, visto che la direttrice deve andare via, al suo posto prenderà un nuovo direttore, che non so se questa settimana o nelle altre settimane successive, perché non so se troverò oggi lei, da sabato che io ci vado da lì. Però, a parte questo, io non ho... sono davvero sconcertato perché un'ora per andare, un'ora per ritornare da Firenze Nord. Due autobus, vai alla stazione, adesso c'è la tranvia, caos, macchine, traffico, gente che ti schiaccia negli autobus, quindi ecco, domani è l'ultimo giorno. Il primo giorno l'ho persi a corsa HCCP perché non riuscivo a trovare, praticamente è sotto a un pala a piano terra, sotto un palazzo condominiale, quindi non ci sono insegne, quindi è nascosto tra virgolette tra gli alberi. Domani c'è l'ultima lezione, domani mattina mi daranno un attestato che poi dopo 5 anni devo rinnovare, eccetera eccetera, facendo solo una giornata, un paio d'ore di aggiornamento, eccetera eccetera, ogni 5 anni. Domani non so se metterò un vlog, se metterò Conosce un Firenze, perché davvero domani c'è anche lo sciopero degli autobus a Firenze, e da ritornare da laggiù non so io che ora ritornerò. Ora dirò al supermercato che io domani, per problemi tecnici, diciamo così, che io non so quando ritornerò a casa, se io vengo esausto, io specifico che non sono un dipendente del Penny, sono un tirocinante. Perderò anche quest'altra giornata, cioè domani, per colpa come si dice, del sciopero degli autobus nazionale e dei trasporti. Perderò ancora, queste già siamo a 5, forse domani sarà il quinto giorno. Se domani non ci andrò, saranno questo mese 5 giorni persi. 15 euro, quindi 20, 30, no, 15 e 15, 30, giusto? 40, no, 35, 40, 45 euro persi praticamente. Ora vediamo, perché non ho nessuno che mi viene a prendere. Mio fratello finisce alle 2, io sto da lì dall'1, quindi non mi può venire a prendere in motorino. Allora, se avete delle domande, concludo anche il discorso di Tou a Sanuno. Se avete delle domande da farmi, c'è l'hashtag SailorAsk.
Nell'info box troverete tutti i miei contatti da Facebook a Snapchat a Telegram, eccetera, eccetera, e i link dei ragazzi del Sailor Team. Ricordo anche un'altra cosa, che la prossima settimana mi deve arrivare o a inizio, metà o fine settimana la cosa, cioè la cosa speciale, che farò un video dedicato al mio traguardo che ho fatto il 2 giugno, 400 iscritti. Quindi non me lo sono dimenticato, poi ci sono questi impegni, quindi infatti io già sto preparando, ho già preparato questo, quindi mi deve arrivare a casa questo pacco. Il computer lasciate perdere, perché meglio che lasciate perdere un computer, mi dovevano regalare, mi dovevano, quindi per me è stata una chiusa qui la parentesi, una presa in giro, diciamo così. Quindi per me è chiuso. Noi ci vediamo domani, non so se verrà un vlog o conosciamo Firenze, poi non so. Guerriere, guerriere, sailo. Ciao e alla prossima. Ciao ciao.